va a cercare le crepe della teoria, va a cercare l'errore della teoria. E perché? Perché prima trova la crepa della teoria, prima trova l'errore e prima la comunità scientifica è costretta a inventare, a mettere a prova una teoria migliore. Ecco perché la scienza è fatta proprio di congettura e computazione. E qui ci sono le cose, l'analogo di Murri, sono chiarissime, basta vedere, leggere appunto una traduzione, una perizia, no? Guardate con queste ricchezze, queste pagine di Murri sono veramente. Io addirittura tanti anni fa spissima io tra poco mandando i pezzi di Murri, lo guardi il professore, queste cose sono anche, e lui mi risposto dicendo purtroppo il mio italiano è così povero che quindi il compito del risultato serio non è appunto quello di andare a verificare le teorie, confermare, accrezzare le teorie, ma per appunto di distruggere la teoria, trovare il tempo, trovare la crema, trovare l'errore, e di fatto avere tutta la storia della scienza è una storia di teorie errate, parzialmente o totalmente, come dicevo Tegger Sette, questo grande tesoro degli errori. Allora, diceva sempre Popper, dice, l'errore commesso, individuato, eliminato è il debole segnale rosso che ci permette di venire fuori dalla caverna della nostra ignoranza. E ripeto la lezione sempre una frase di Oscar Wilde che diceva appunto che esperienza è il numero di ciascuno di noi dà ai propri errori, è un uomo di esperienza, è un membro di esperienza nella massa di morti, morse e membro, cioè un membro di esperienza, esperienza come ciascuno di noi dà a monte errore. Ora, quindi, problema, teorie e tentativi di confutazione. Ora, se pure uno che una teoria si sa per secoli, oggi in realtà, come diciamo prima con lui, le teorie hanno una vita molto breve, quando sentivo l'arte, sentivo te, queste cose che cambiano, ma pensavo così che anni fa, ma quelle, la montagna più grossa, come dicevi tu, è per falsificare le teorie. Cioè, le teorie non sono me, anzi, mi va bene, ma è passata molto teoria, non parlo di strutturare, sono secoli, diciamo, no? Bene, quello che voglio dire allora è ancora un'altra piccola cosa, e cioè questo metodo non è che è il metodo di Kuzma, anche l'anno scorso, questo è un disco classico scientifico, c'è classico scientifico, come diceva. Beh, veramente questo metodo non è che pare solo delle scienze fisico naturali, problemi, teorie, critiche, e il metodo usato in una volta abbiamo da risolvere un problema. Adesso io non ho tempo, però per dimostrarvi più prima la te. Perché questo video? Perché oltre a questo che c'è anche una cosa che si chiama Gadamer, no? Il teorema dell'ermeneutica. Allora, un medico che guarda un'immagine, allora, fa evidente, interpreta l'immagine, e interpreta, convince la medica, perché se vado avanti un'immagine, ecco, in realtà che da lui non è la medicina per l'immagine, vedo questo, io vedo colori, segni così, non vedo niente, non vedo. I fatti sono studi, c'ho la teoria che vede le cose. Bene, dicevo. Noi vediamo che per dimostrare la stupidità che noi abbiamo a sentire che soltanto la scienza è quella che serve quello per insegnare e lasciare queste cose, è veramente una cosa di si rimane a ridire. Pensiamo cosa significa tradurre un testo. Tradurre un testo in teatro, quando tu stai davanti al testo, se il professore non ti dava il titolo della versione greco di latino, tu eri arrabbiato. Se c'era il titolo già sapevi qualcosa. Quando ti dettava la lezione, cosa facevi? Tu dicevi, speriamo che azzecchi la persona del esame di liceo, l'esame di maturità. Questo era il momento di grazia. E cosa era il momento di grazia? Che tu avevi capito la lezione, cioè, ecco, il viaggio in mare, una battaglia, vedo un personaggio. E tu cosa facevi tu? Mettivi tutti i pezzi del brano, cercavi. E se non la facevi, prendevi la quarta sezione del verbo, la quinta del verbo, cercavi la fase idiomatica. Se non c'erano tanti buchi, presentavi la cosa. Se c'erano tanti buchi, cosa facevi tu? Diceva il compagno di banco, ma di che tratta? È quello che fa appunto il medico, quando la diagnosi non funziona, la deve cambiare, perché voi capite che il medico razionale non è quello che per salvare la diagnosi ammazza il paziente, ma quello che per salvare il paziente ammazza, falsifica. Gli anni sono dopo l'altro, quindi arriva a quella buona.
Bene, adesso per quanto riguarda per